Domani sera mi dovresti lasciare la casa libera. Cos'è? Dovete fare una festa? Papà. Io faccio esattamente quello che mi hai insegnato tu. Allora, alla pittura? Eh? Alla pittura. All'arte. I sentimenti non sono ridicoli. E se dici così vuol dire che non l'hai mai provato. Senti, guarda, io capisco benissimo. Ma perché non dici semplicemente che non ti piaccio? Saresti più sincera almeno. Ma no che non mi faccio traviare da papà! Tu non lo vedi da 20 anni, guarda, non sai quanto è cambiato. Ecco, non lo so, forse mi piacerebbe che vi vedeste ogni tanto, no? Che ci fossero due cani al mondo che si mettono a un tavolino insieme e dicano che sta combinando quel bastardo di nostro figlio, io lo meno. Ma dai, non farlo, in fondo è buono. Insomma, un padre e una madre. A me tu devi più che agli altri. Perché agli altri sì, a me no. Ma no, non ti preoccupare, mamma, dai, no. Sì, ti ho detto, non ti preoccupare. Sì, stai a fare lo scemo. Sì, smetto di fare lo scemo. Mamma, senti, non ho più 15 anni, eh? Che cosa hai detto? Ho deciso di sposarmi. Non avevi detto che devi essere innamorata per fare sesso? Appunto. Però io adesso ho anche bisogno di Asia. Ho bisogno di sicurezza, di stabilità. Andremo a vivere a Gualtieri, sai? Asia la massaggiatrice? Non è massaggiatrice, mamma, è fisioterapista. Non è anche salutata. No, l'hai salutata. Mi ha scambiato per te. Le ho tenuto la mano.